Varese, ex avvocato uccide il suocero e sfregia l'ex, i segnali che non abbiamo visto. Un amore malato si trasforma in tragedia, un ex avvocato uccide il suocero e sfregia la sua ex compagna. Cosa può spingere un uomo a un gesto così efferato? Quali sono i segnali che non abbiamo visto? Potrebbe succedere anche a noi o a qualcuno che conosciamo? In questo video ripercorreremo le tappe di questa drammatica vicenda, cercando di capire le motivazioni dietro l'orrore. Ascolteremo le parole dei familiari per fare luce su una storia che ci lascia senza fiato e ci spinge a interrogarci sulla natura del male. Restate con noi fino alla fine perché la verità è spesso più complessa di quanto sembri. Nel cuore di Varese il dramma. Marco Manfratti, un ex avvocato dal passato tormentato, attende nell'ombra la sua ex moglie, Lavinia, pronta a sfuggirgli. Armato di coltello, l'attacco è brutale, senza pietà. Ma quando il padre interviene per difenderla, la tragedia raggiunge l'apice. L'anziano Fabio Limido viene mortalmente ferito. Mentre le urla disperate squarciano il silenzio di via Menotti, la polizia arriva, ma è troppo tardi. Lavinia lotta per la vita, mentre Manfratti viene arrestato, coperto di sangue e sguardo smarrito. Il suo passato oscuro emerge, con denunce per stalking e violenza, segnando una storia di terrore di cui forse si poteva prevedere l'epilogo. La tenacia del quarantenne nel distruggere la vita della ex e della sua famiglia aveva già portato all'emissione di un provvedimento di divieto di avvicinamento a carico dell'ex avvocato. Ex avvocato Manfratti lo era diventato per scelta, cancellandosi dall'ordine degli avvocati di Busto Arsizio dopo le denunce della ex, probabilmente per evitare un procedimento disciplinare. Mentre la città si prepara a manifestare la propria indignazione contro la brutalità che ha colpito Lavinia Limido e la sua famiglia, una nuova luce viene gettata sulla tragedia da chi conosceva meglio l'assassino, il padre. Nella sua casa di Busto Arsizio, il padre di Manfrinati è sconvolto e distrutto. Non riesce a capacitarsi di quanto accaduto, cerca disperatamente una spiegazione, una giustificazione per il gesto del figlio. Le sue parole sono un fiume in piena, un groviglio di dolore, rabbia e incomprensione. «Non faceva incontrare il bambino a mio figlio. Io l'ho rivisto dopo 11 mesi», racconta, cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato alla tragedia. Forse Marco si era stancato della situazione e potrebbe essere scoppiata l'esasperazione di una persona che non vede suo figlio da mesi. Loro non rispondevano neanche agli avvocati. Emerge un quadro di conflittualità tra le due famiglie, di rancori e incomprensioni che forse, con un dialogo costruttivo, avrebbero potuto essere superati. Ma la comunicazione è venuta meno, lasciando spazio all'astio e al risentimento. Quello che è successo è una cosa che non avrei immaginato neanche lontanamente, ripete il padre di Manfrinati. Se avessi visto dei segnali sarei intervenuto, lui è mio figlio e non l'abbandonerò mai. Siamo disperati, la vita è finita per tutti, perché avere un figlio in carcere non è vita. Tra le lacrime e il dolore, il padre di Manfrinati non dimentica le vittime, esprime il suo cordoglio per Fabio Limido perché non ha colpe e rivolge un pensiero a Lavinia e al nipotino. Ogni bambino deve avere la propria madre. Cosa spinge un uomo oltre il limite, trasformando una giornata qualunque in un'escalation di terrore e tragedia? La tragedia di Varese resta un monito per tutti. Un monito a non sottovalutare i segnali di disagio, a non alimentare la conflittualità e a costruire ponti di dialogo invece che muri di rancore. Allo stesso tempo è importante continuare a lavorare per migliorare la prevenzione e per garantire che le leggi e le risorse siano più efficaci nel proteggere le vittime e prevenire tragedie simili. Solo così potremo sperare di fermare questa spirale di violenza che spezza vite e lascia nel cuore un dolore immenso. Grazie per la visione, facci sapere tu cosa ne pensi nei commenti e ricordati di iscriverti al canale per supportarci e rimanere aggiornati sulle ultime notizie. Al prossimo video!